Ragazzi, bentornati su Forza Horizon 5. Oggi andremo a vedere una o due missioni. Vediamo quanto tempo ci andiamo a impiegare. Quindi, prima di cominciare, un bel like, una condizione di iscrizione per supportare il canale. Andiamo subito, sperando che vada tutto bene, soprattutto a livello di registrazione, perché comunque è un gioco abbastanza pesante anche per il sistema. Allora, questo ci eravamo lasciati proprio con la mappa e tutti i suoi eventi. Andiamo a fare questa. Malpaese, linea di partenza esploratore. Tanto siamo comunque all'interno della campagna e dobbiamo farle bene o male tutte. Quindi andiamo, abbiamo impostato la destinazione. One, e two, e one, two. No, il mouse non mi serve, porca miseria. Il mouse non serve a mazza. Ok, l'abitudine, sta mano ce l'ho sempre nel mouse, che devo fare? Ok, sì, a livello di guida è un po' complessa questa Toyota. Belle tutti quei palloni aerostatici. Siamo a 1,6 km. Però effettivamente perché dobbiamo seguire la strada? Se ci pensiamo, il bello del gioco è anche appunto l'esplorazione libera. Il poter andare dove cazzo non ci pare a noi. Ma perché dobbiamo seguire quei percorsi preimpostati? Andiamocene per le campagne, no? Tanto se può fa, andiamo. Bello, qua nella natura selvaggia. Siamo arrivati intanto. No, non è vero. Eccoci qua. Cosa vedete pretendere tutto quello che volete fare al traguardo? Vai vai vai! Oh, aspetta, che ne so io? Dove devo andare? Di qua? No, no! Ma porca miseria, porca! Nuovo record personale, ma stiamo facendo schifo! Quindi questa è un po' la zona desertica del Messico. Bello, arrivo, arrivo! Arrivo! Ah, come è fallita? Ma perché l'ho fallita? Ci ho messo troppo? Allora aspetti, mi facci aprire la mappa, me la facci aprire. Rimettiamola qua. Che te devo fare? Rimettila là. Forse siamo stati un po' troppo lenti, effettivamente. Guardate anche come cambia il colore dell'auto, posso? Vai! Esploro 30. Ah, ecco, là c'è il cronometro. 30, 29, 27. Ma veramente prima ci abbiamo messo più di 30 secondi ad arrivare? Mazza che schifo. 20, 18, 17. Ci arriviamo. 15. Beh, credo di sì, ci mancano 10 secondi. Abbiamo perso un po' più di tempo. Nuovo record. Ok, l'abbiamo fatta. Ottenuto il 7 del secondo malface. Ah, tutto a posto. Ok, andiamo a farci questa. Ok, visto che ce l'abbiamo qua. Nuova, qua. Ce l'abbiamo qui. Premi M per aprire la mappa. Ma l'avevo già aperta in realtà. Vabbè, è questa, questa, questa. Siamo qua, facciamocela, no? Comunque, col volante, ragazzi. Guardate, guardate l'auto, guardate l'auto. La sporcizia, proprio la polvere. Bellissimo, vai. State percorse 39 su 578. Quindi il gioco, grazie a tutte queste informazioni, ti porta anche ad esplorare e a fare tutto. Ah, finalmente è una strada normale. Salve. Bellissima anche la colonna sonora, che spero che YouTube butti giù il video, tra l'altro. Sì, un po' lungo, ci siamo arrivati leggermente lunghi, ma leggerissimamente. Piano, calmati, calmati, calmati. È un cavallo imbizzarrito quest'auto. Piano, fermati. Ok, parti. Un cavallo imbizzarrito quest'auto. Dove siamo qua? All'aeroporto? Aspetta, nuova, vai. C'è una rampa, siamo pronti. È due, è uno, è tre. E ci siamo! E si vola! Sulle ali dell'entusiasmo! Segnale di pericolo! Ma forse qua chi fa il salto più alto può essere? Ottieni una stella! Ok, abbiamo portato a casa pure questa allora! Bene! Due stelle! Bene! Bene! Vai! Bello! Andiamo qua!
come vedete andiamo così a cazzo di cane nella mappa, perché è così bello che poi è tutto esplorabile. Forse. O forse no. Forse ho osato un po' troppo. Forse ho usato leggermente troppo. Sì, beh, siamo immersi nel fiume. È un'auto ibrida, diciamo. Vabbè. Però guardate l'effetto dell'acqua che è fantastico, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, insomma. Non sarebbe possibile, in realtà, ma vabbè. Oh, questa abbiamo fatta anche. Questa qua non riesco a capire cosa fare, sinceramente. Record personale 0 km. Ok, questa magari poi la faremo più avanti. Non, però questa l'ho fatta. Boh, vabbè. Avrò fatto un po' a caniscazzo, come sempre. Cosa? Corsa mista di Mulegé. Debutto nella corsa mista di Mulegé. Completa corsa. Questa non l'avevamo fatta, questa qua. No, questa abbiamo fatta. C'è la spunta. Quindi questa no. Andiamo a farci questa allora. No, sbagliato. Scusi. Andiamo a fare questa, dicevo. Con invio. Sì. Con invio, grazie. Ok, andiamo a vedere questa. Leviamo il mouse. E poi possiamo chiudere. Adesso siamo nella zona costiera. Come potete ben vedere dalla sabbia, dal mare. Là c'è il vulcano. Sono curioso anche di, una volta andati avanti, di fare qualche missione sulle cime del vulcano. Arriva la notte, perché in questo gioco vi è l'alternanza giorno-notte e vi è anche le condizioni atmosferiche che cambiano durante il giorno. Quindi possiamo partire in una pista bella soleggiata per poi andare a finire in una tempesta di sabbia, in una tempesta di pioggia. Insomma, c'è di tutto e di più. Non hanno lasciato nulla al caso. Siamo già a 46 strade percorse su più di 500, quindi abbiamo ancora tanto da fare, ovviamente. Ok. Poi voi, se avete magari qualche consiglio, fatemi sapere. Che, come detto, questo è il mio primo Forza che gioco. Ok, ho capito, aspetta. Sei stato disconnesso, però non... Perché, scusate, io la connessione ce l'ho. Ce l'ho la connessione, sì? Ce l'ho la connessione? Sì, ce l'ho la connessione. Perché vengo disconnesso così a buffo? Oh, forse perché sono troppo forte, probabilmente. Ok, gara su sterrato, corsa mista di Mulegé, ci sono. L'invio, partecipa all'evento, vai! Giocatore singolo, ovviamente. Vai. Corsa mista di Mulegé, Festival Horizon in Messico. Presenta. Affronta un tortuoso sentiero in collina attraverso le alture di Mulegé. Quindi di vincoli tra le strette strade di seconda della città. Caldo. Ma sì. Tanto faremo un casino come sempre. Con quale... Allora, ecco, questo è il nostro parco macchine. Consigliata. Auto attuale è questa. Pacchetto di benvenuto. Bella però. Vediamo, consigliata la Mitsubishi. Beh, quella da... Se dobbiamo andare nello sterrato, forse questa sarebbe meglio, però... Posso prendere questa? Sì. Credo di averla presa. Chi lo sa. Questa, era la ragazzi, era... Una... Anzi, forse era la mia preferita a Gran Turismo. Fantastica. Allora... La Lancia Revolution era la mia preferita, insieme anche alla Skyline. Comunque, avvia gara, ci siamo, via! Via! Ok. Cerchiamo di dare il meglio, di fare il massimo. Non so se c'è un obiettivo per considerare la gara vinta o meno. Oppure basta finirla per... Non lo so questo. Seguiamo, attenzione. Certo, il nostro stile di guida fa veramente cagare. Se proprio vogliamo dirla tutta. Ma con una tastiera difficilmente si può fare di meglio. È vero che anche col volante probabilmente riusciremo a fare peggio.
Guida pulita. Bravo. Bravo, nel muro, perfetto. Ricordo, difficoltà media. Siamo nelle stradine del Messico. Il sole è appena sorto, sembra. Questa... sì, dovremmo evitarli i muri. L'asfalto è proprio bagnato. Sembra che abbia appena finito di piovere. Un po' meglio, un po' meglio, insomma. Insomma, un po' meglio. Non è spettacolare, però. Bene così. Senex 10C, la nostra targa personalizzata. Ok, nel muro. Molto tortuoso, effettivamente. Siamo già al secondo giro. C'è il checkpoint, eccolo là. Prima, dobbiamo iniziare a frenare prima. Vai. Guida pulita, meno male. Oh, un po' meglio, dai, stiamo migliorando. Devo prenderci la mano un attimo. Mano che poi comunque perderò perché dobbiamo prendere il volante, quindi sarà tutto inutile, dovremmo ricominciare da capo. Il fatto che non ci sia pubblico, o comunque ce ne sia molto poco in poche zone, secondo me è il compromesso che hanno trovato per avere una grafica così fluida. Però è presente, anzi, in questa parte è presente. Comunque, lavoro straordinario proprio, di un livello tecnico così alto che raramente si vede nei videogiochi. Siamo al terzo giro, siamo straprimi. Ecco, forse questo ci fa capire che la difficoltà è magari un po' troppo bassa, dovremmo aumentarla un attimo. Però per adesso la teniamo così, tanto non ci interessa a noi le gare, il competitivo. Più che altro siamo qua per godere dei paesaggi, della grafica, eccezionale tutto. Anche perché una volta preso il volante, ragazzi, vi assicuro che le cose andranno a peggiorare sensibilmente. Ultimo giro, derapata fantastica. Vediamo se ci sblocca nuove missioni, nuove cose da fare, mentre distruggiamo tutti i pali del paese. Metri alla fine e ce l'abbiamo fatta. Vediamo che succede adesso. Beh, un po' distrutta la macchina, pochissimi danni proprio. Ok, controlli primi. Continuiamo. Abbiamo sbloccato qualcosa? Il vincitore, Stone Wig. Poi non so perché ci sia questo nome, sinceramente devo andarlo a cambiare poi. Vabbè. Ok. Ah, siamo già a livello 3 del nostro personaggio. Sì! Bello la lotta della fortuna, bellissimo! 70.000 crediti abbiamo preso, che culo! Ritira premio, subito! Non so cosa ci potremmo fare con questi crediti, però intanto ce l'abbiamo. Oh, è tornata la notte. Sì! È quello che sto a fare. Grazie. Ok, la mappa che dice invece? Allora, questa corsa, ecco, adesso vedete che è spuntata la spunta qua. Oh, qua c'è qualcosa di nuovo qua, ci abbiamo. Magari per il prossimo episodio. Debutto nel cross country, bello. Qua che cos'è? Festival Horizon, questo è il sito principale del festival. Visto l'autosalone, la casa d'arte e la Hall of Fame. Vabbè, andremo verso queste zone. Mi sa questo cosa insegna da spento rapido.
Potenza indistrutta 0 su 250. Ah, quindi invece di... Ok, questo è lo spostamento rapido. Se riconoscendo consigliato che questo possiede studio, la tua prima insegna PE. Ok, quindi vedete che ci sono anche tantissime sottomissioni, se così si può dire. Cose che possiamo andare a fare per aumentare anche di livello il personaggio. Invece io avevo visto il mio Horizon che c'era il... Personalizza personaggio, un attimino vediamo che nuove personalizzazioni possiamo andare a mettere. Dunque, il tuo nome l'abbiamo già fatto. Ok, personalizza personaggio. Ma... Ah, ecco. Ah, ok, abbiamo scoperto cosa possiamo fare con i crediti. Perfetto, possiamo comprare le varie cose. Ma tipo barba, cosa? Non ce n'è? Veramente? Caviglia, gambe, abiti, giacche, busto. Cioè io non posso mettere la barba al mio personaggio? Lascia stare, a parte i capelli. Io dico, la barba non posso metterla? Cioè un gioco così profondo non posso fare... non posso crederci sinceramente. Busto. E beh, intanto lo facciamo un po' più... Un po' più elegante. Ma che è sta cosa? Dai. Giacche, che poi sono delle felpe. Rara, queste sono rare. Un po' più... Non lo so. Questo mi pare uno scappato di casa. Un po' più elegante. Un po' più di charm, no? Epica questa addirittura. Ecco, questo pare uscito dalle Hawaii. Vediamo l'abito. Beh, così ci starebbe, non starebbe malissimo. Gambe. Quindi gli abiti questi sono femminili. Ah, questi però sono bloccati, giustamente, come vedete. Forse non abbiamo abbastanza crediti. Ecco, questa, bella, bianca. Il... No, questa con il CR. Il blazer bianco, abiti, abiti, no, gambe. È un bel pantalone, ma che sto... Che sta andando a pescare, stiamo andando. Un jeans blu, molto classico. Ma i miei crediti... Ah, ecco, 88.000 crediti abbiamo. Un gonnellino, no, questi pantaloncini no. Ma molto classico, grazie. Questo è scuro, jeans con risvolto neri. Vai. A livello di caviglie, ah, le calze. Ma, ma un po' quello che te pare, guarda. Ma sì, anche questi, calzini medi neri. Ai piedi, che scarpe possiamo mettere? Dunque, le scarpe io direi... No, queste sono bloccate. Ma facciamo queste rosse? Ma sì, facciamo queste rosse, dai. Cappelli. Cappelli no. Occhi. Occhiali no, nemmeno. Viso. Ah, ci sono le mascherine, proprio giusto così, del resto. No, no, senza, senza, ma basta, mascherine, senza, per carità. Un bell'orologio, ce lo mettiamo. Ma sì, ce la mettiamo, tanto non si vede che me lo metto a fa. No. Rare, i guanti, direi di no, il costume. Vediamo che costumi ci sono. Il costume da gallo. Beh, non sarebbe male, effettivamente. E l'emote. Leggendaria. Migliori amici. Beh, così sembra un po' rincoglionito. Danza classica, umile. Scioccato. Chitarra invisibile, pollice in giù, mazza quante cose ci stanno. Tutto su di me. Salute jazz, non riesco a sentirti, pollice in su. Pugni al cielo, su quei finestrini, DJ. Queste epiche, no, queste epiche sono bloccate comunque, anche quella è bloccata. Giovanotto, vabbè, queste bloccate non le guardiamo. Vabbè, sono tutte bloccate in realtà. Ah, sono ste quattro, abbiamo sbloccato, allora 3 ore che guardo cosa. Ma così pare rincoglionito. Ma che è sta cosa? Ma che sta facendo? Vabbè, è giustamente un po' rincoglioniti, lo siamo. Quando vorresti usare questa vittoria? Spettacolo, vittoria. Vittoria per ogni vittoria, per ogni vittoria, così. Tanto per avere subito una brutta reputazione. Va bene, ragazzi, allora abbiamo fatto. Il tuo nome vorrei cambiare perché c'è quel. No, quel Wheezy. No, vabbè, devo cambiarlo dall'impostazione del programma. Ok. Detto questo, dal prossimo episodio andremo a vedere le altre gare, le faremo un po' tutte, andremo un po' ad esplorare
questa gigantesca, enorme mappa di Forza Horizon 5. Ne abbiamo fatte già due. Dai, per essere al... Che cos'è questo? Il secondo episodio? No, il terzo, credo. Qualcosina già di buono l'abbiamo fatta. C'è ancora tantissimo da esplorare. Guardate ancora quanto c'è da esplorare. Abbiamo visto, ci sono più di 500 strade. Ne siamo a 40 circa. Quindi c'è tanto da fare. Mi raccomando, bel like, condivisione e iscrizione per supportare la serie e il canale. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se lo state giocando, se vi piace, se siete su Xbox, su PC, insomma, di tutti e di più. Io, come sempre, voglio bene, noi ci vediamo domani con dei nuovi fantastici video. Ciao!